Nella prima parte di questa appendice e anche questa seconda non è indispensabile ed è dedicata a chi ha proprio bisogno di sapere i dettagli in base al tipo di applicativo, magari scientifico spinto che vuole realizzare o finanziario spinto o ai curiosi che non si accontentano di sapere che una certa cosa si fa in un certo modo, ma vorrebbero anche capire almeno un pochino il perché. E una cosa che abbiamo capito è che siamo limitati nella precisione da quei 52 bit della mantissa, la parte in rosa, e per quello che riguarda la dimensione del numero, dall'esponente, quegli 11 bit in verde. Non l'ho detto l'altra volta, però è evidente che c'è il 64 bit che serve a dire se il numero è positivo o negativo, quel sign. Cosa cambia tra un numero intero rappresentato così e un numero con la virgola? Sostanzialmente nulla. Mentre per un numero intero non c'è la parte dopo la virgola, qui sì. Consideriamo infatti il numero 101 101,111 in binario. Questo corrisponde a 5,6875 in decimale. Perché? In decimale lo sappiamo. Questo 6 rappresenta i decimi. 6 per 1 su 10. Questo i centesimi. Più 8 per 1 su 100. Più 7 per 1 su 1000. Più 5 per 1 su 10.000. Infatti questi sono i decimillesimi. Beh, la stessa cosa la possiamo fare in binario, ma ragionando per potenze di 2. Il primo bit ci dice se aggiungere al 5 la parte intera del numero o no la potenza meno 1 del 2, cioè un mezzo. Come di là avevamo la potenza meno 1 del 10, un decimo. Dobbiamo aggiungere quindi un mezzo. Poi si salta un quarto si aggiunge un ottavo, si aggiunge un sedicesimo. Fatevi i conti, viene fuori quello 0,6875 eh, in decimale. La strada che porta al formato IEEE754 di questo numero ormai la conosciamo. Si sposta la virgola in modo da raggiungere il formato normalizzato, cioè che ha un 1 qui prima della parte frazionaria, e l'esponente che andremo a indicare, la parte verde, dirà, devi poi moltiplicare per 2 al quadrato, dobbiamo riequilibrare lo spostamento di due posizioni della virgola. Ogni volta che moltiplichiamo per 2 equivale in binario infatti a spostare verso destra di una posizione la virgola, due volte, e ritorneremo qui. Nella parte della mantissa, quella rosa, si va per disporre, aggiungendo gli zeri che servono, ovviamente, questa parte è solo questa parte che dobbiamo memorizzare e l'esponente. Dobbiamo arrivare a 52 bit ed è ovvio che andremo a metterli non davanti, perché nella parte decimale metterli zeri davanti vuol dire rimpicciolire il valore reale del numero. Li metteremo in fondo perché, dopo la virgola, aggiungere gli zeri in fondo non cambia nulla. Così fino a 52. Ce l'abbiamo fatta allora. Qua vedete effettivamente la reale rappresentazione in IEEE 754, ma a 32 bit, dove invece di 11 bit per l'esponente abbiamo soltanto 8 e 23 bit per l'avantissa. Ma io non so se vi rendete conto che siamo stati toccati letteralmente dalla fortuna, baciati dalla fortuna. Abbiamo scelto più o meno a caso un numero floating point, e abbiamo trovato esattamente una configurazione di IEEE 754 che gli corrisponde. Ma la dura realtà è che i possibili numeri reali sono molti, molti, un'infinità di più delle combinazioni che potremmo ottenere, che possiamo ottenere ricombinando i 23 o 52 bit alla mantissa e poi aiutandoci con l'esponente. Per dire. Tra questo numero 5, e poi cos'è un 100 milionesimo, adesso non mi interessa, e 5,2, ecco, so, tra questi due numeri che sono tra di loro vicinissimi, apparentemente, ci sono infiniti altri numeri, tutti quelli che potremmo chiaramente ottenere, aggiungendo qua dopo l'1 e ancora non raggiungendo per cui il 2 di destra, tutte le cifre che volete, tutte. E tra due qualunque di queste infinite cifre che potremmo mettere, ne potremmo mettere altre infinite. Ma noi, qualunque sia il numero reale, abbiamo sempre a disposizione solo questo numero finto di bit, 23, 52 e l'esponente. Con tutte le nostre possibili combinazioni di quei bit non potremmo rappresentare neanche un, un puntino di questi numeri. Capite che noi andiamo non a rappresentare i numeri reali. Li andiamo a campionare, cioè ogni tanto ne becchiamo uno e poi dovremo dire tutti quelli che stanno intorno eh, li rappresento ancora con questo numero perché è quello che li approssima meglio. Capiamolo con un diagramma. Nella parte superiore abbiamo questa linea con lo zero che è l'origine, a sinistra negativi, a destra positivi. Sono tutti i numeri reali, veri, tutti quelli che sono matematicamente infiniti. Poi sotto queste stanghettine verticali nere. Sono i numeri reali, uno ogni tanto, che noi riusciamo a rappresentare con i nostri bit. Uno ogni tanto. Prendiamo i primi, le prime due stanghette. Se un calcolo, un'espressione, va a generare un numero che dovrebbe essere in mezzo come valore tra questi due, eh, si decide dov'è che è più vicino? Al, al numero ieee 754 quello di destra o quello di sinistra? E il computer sceglie con questo criterio. Nei dintorni dell'origine sfrutteremo meglio i nostri 52 bit, i nostri numeri IEEE 754 saranno più densi, ed è una cosa buona, perché vuol dire che riusciremo a essere più precisi in quel range di valori dove più andremo a usare i numeri. E c'è un altro particolare sul quale voglio mettervi sull'attenti. Quando andrete a confrontare a tra di loro, in un IF, nella condizione di un WHILE, due espressioni, entrambe generanti un valore reale, per sapere se sono uguali non usate l'operato di confronto, anche se è forte, perché è facilissimo che differiscano in un niente questi due numeri, anche se dal punto di vista del vostro applicativo dovrebbero essere considerati uguali. Allora fate la differenza, prendete il valore assoluto, così vi spazzate via il segno, poi andate a ragionare. Non so, se la differenza è minore di un centesimo, un decimillesimo, un milionesimo, allora per voi sono da considerare uguali. È molto meglio così, credetemi. Ci sono poi dei casi sfortunati, stiamo per arrivare al nostro 0,1 più 0,2, dove le approssimazioni coinvolte e i numeri coinvolti portano a scarti anche con valori piccoli, come 0,1 più 0,2, che dovrebbero essere molto ben rappresentati, no? Siamo nei paraggi dello 0. E non è sapete una questione di JavaScript, perché tutti i linguaggi hanno questi problemi è legato alle caratteristiche della rappresentazione IEEE 354 e alle già citate operazioni di arrotondamento che ne conseguono. E non è neppure legato al sistema binario. Una volta scelta la base, ci saranno dei casi rognosi. Guardiamolo un attimo in decimale, dove penso era più facile cogliere il problema. Un terzo. Un terzo sappiamo che è una frazione che non è rappresentabile con un numero finito di cifre decimale. È periodico il risultato. I tre si ripeterebbero all'infinito. Però noi dobbiamo limitarci. Decidiamo di fermarci dopo quattro cifre decimali, dopo la virgola? Va bene. Allora, un terzo sarà approssimato a 0,3333, perché la quinta cifra decimale è 3 e non fa arrotondare la quarta a 4, rimane 0,3333. Se calcoliamo invece due terzi, che è 0,6 periodico, ecco allora che la quarta cifra decimale viene arrotondata a 7. Svolgendo allora il calcolo. Come indicato qui nella penultima riga, otteniamo che sommando tre volte 0, 3, 3, 3, 3, il risultato è 0, 9, 9, 9, 9. Ma se calcoliamo lo stesso valore sommando 0, 3, 3, 3, 3, i due terzi, cioè il 0, 6, 6, 6, 7, il risultato è 1. Come dire che in questo caso un terzo più un terzo più un terzo è diverso da un terzo più due terzi. Anche se sappiamo benissimo che matematicamente sono entrambe espressioni uguali a 1. In binario una periodicità simile la ritroviamo proprio rappresentando 0,1 e 0,2. E facendo poi le somme, come prima con i terzi, qua rimaniamo fregati e dobbiamo concludere che 0,1 più 0,2 non fa 0,3. Ma per il computer, non per noi. Vediamo allora quanto fa 01 più 02 per l'IAA 754 e gli arrotondamenti? Otteniamo quasi 0.3. Per colpa degli arrotondamenti abbiamo questo 4 finale. E se confrontiamo questa cosa con 0.3, ci dice sono diversi. E torniamo a quanto detto prima. Non andiamo a fare i confronti in questo modo, cioè se 0.1 più 0.2 è uguale a 0.3. Calcoliamo la differenza. E se questa è di sotto una certa soglia di sicurezza che tiene conto e ci libera dal fattore arrotondamento, decidiamo che le due espressioni sono uguali. Problema risolto. Le espressioni sono uguali. In chiusura abbiamo anche a disposizione questo metodo per trattare casi di calcolo impossibile come dividere per 0. Il metodo è un bool e ci dice se il risultato è un numero finito. Sappiamo che la divisione tende a infinito e quindi non è finita. Le espressioni sono uguali e poi probabile divisione per 0. Non è andato in tilt lo script e abbiamo tenuto sotto controllo la situazione. Dai, finita la tortura, riprenderemo su una strada di normalità col prossimo video. E come ribadirò fuori da appendice, sono comunque problematiche con le quali probabilmente nessuno di voi dovrà mai confrontarsi. L'ho fatto per completezza ma anche perché onestamente ci sono aspetti interessanti che vanno oltre JavaScript. Ah, stavo per dimenticare, ho deciso di non includere a livello di appendice il discorso sui BigInt perché tutto sommato non si tratta di un argomento così esoterico. A risentirci.